Ed eccoci qua, benvenuti, benvenuti a tutti al quarto meetup mensile della community Blazor Developer Italiani. Ci siamo fermati giusto il mese scorso per la Blazor Conf, quindi direi che siamo super giustificati visto come è andato l'evento. E sono molto contento di riprendere prima della pausa estiva in modo da poterci almeno salutare. Non so se riusciremo a fare un altro meetup a luglio, cerchiamo di capirlo, ma sarà un po' complicato, quindi godiamoci appieno questo evento. Intanto vedo che c'è un po' di gente che comincia a collegarci, ci sono un po' di amici a cui chiedo il solito favore di darci un feedback su qualità audio video. C'è anche Diego Totti, mi dico Totti, c'è anche lui. Si sente bene? Mi vedete bene? Entrambe buone, perfetto, perfetto. Stasera sono in ottima compagnia. Non c'è con me però a questo giro Emanuele Bartolesi che purtroppo sta poco bene, speriamo si riprenda presto. Infatti ci eravamo accorti un po' nel nostro gruppo Telegram che non rispondeva, ha avuto un piccolo inconveniente di salute, ma oggi mi ha risposto, quindi vuol dire che quantomeno sta meglio, quindi facciamo tanti auguri di una veloce guarigione e di tornare tra noi a farsi prendere un pochino in giro, come diciamo di solito. Perfetto, sembra tutto ok, audio e video, Diego ci dà l'ok, e Diego Zunino che ha nel suo passato, tra le tante cose che ha fatto anche studio, tecnico, audio, video, quindi diciamo, se abbiamo il suo ok, siamo tutti contenti. Perfetto, meetup di giugno 2022, piccola introduzione, perché magari c'è tra noi qualche nuova presenza. Blazor Developer Italiani, siamo la community italiana su Blazor, sul framework Blazor. È importante sottolineare italiana perché uno dei nostri obiettivi è cercare di raccogliere e creare contenuti in lingua italiana su questo framework, che comunque è abbastanza giovane e quindi ha bisogno un pochino del supporto della community e del sostegno di tutti quelli che ci stanno lavorando. E oggi avremo delle esperienze dirette dalla produzione, dalla trincea, come mi piace dire di solito. Dove ci incontriamo? Se volete far parte, cominciare a vivere questa community insieme a noi. Il nostro riferimento principale è il sito blazordev.it. Qui pubblichiamo degli articoli in italiano e tutto quello che riguarda gli eventi che organizziamo, a cui partecipiamo, oppure eventi che semplicemente parlano di Blazor e sono magari in italiano e siamo contenti di sponsorizzare, perché dicevo, il nostro obiettivo è quello. Quindi il sito. Poi abbiamo un gruppo privato Facebook con quasi 800 membri, anzi forse l'abbiamo superato. Potete iscrivervi, l'unico requisito è conoscere la lingua italiana ed essere appassionati di Blazor. Questi sono gli unici requisiti e l'idea del gruppo Facebook è quello di dare supporto a chi sta cominciando a lavorare con Blazor o chi ha delle domande su Blazor o vuole portare la sua esperienza a disposizione degli altri perché magari ha cominciato a usarlo in produzione o lo sta utilizzando nello sviluppo e vuole condividere la sua esperienza. Abbiamo anche un gruppo Telegram che è nato con un obiettivo differente, è nato per raggruppare le persone che volevano nel day by day, quindi tutti i giorni, parlare del framework, dell'ecosistema .NET, parlare della vita da sviluppatore front-end. A volte si va un pochino off topic parlando di tante cose accessorie, però è un gruppo molto interessante, quindi va preso in questo modo, è un modo per stare insieme giorno per giorno e condividere magari quello che ci capita giorno per giorno. Lì facciamo anche un po' di annunci, raccogliamo un po' di feedback. Spesso mi hanno chiesto, facciamo, è un pochino disorganizzato perché è una chat, quindi magari siamo in tanti, siamo 211 adesso, se ricordo bene, e quindi può capitare che siamo un po', che ci accavalliamo quei discorsi. È capitato qualche weekend che sono stato off, sono tornato tipo 200 messaggi, 300 messaggi non letti, insomma, è un gruppo molto molto vivo. E proviamo anche lì a dare un minimo di supporto, ma anche magari ci confrontiamo su quelle che è lo sviluppo nel mondo .NET, la vita dello sviluppatore è quando ci riusciamo a parlare soprattutto di Blazor. Se
Se invece volete semplicemente restare aggiornati su quello che la community fa o sul mondo Blazor in generale, potete seguire i nostri account social, Twitter, Facebook, LinkedIn. LinkedIn avevamo un gruppo, esiste ancora ma lo dismetteremo. Abbiamo convertito in una pagina in modo da poter automatizzare una cosa che noi facciamo, cioè dal lunedì al venerdì, ogni giorno, tranne nei festivi, ok? Pubblichiamo una news riguardante o Blazor o la nostra community. Quindi quello che facciamo, esce qualche nuova versione, c'è qualche articolo interessante, lo linkiamo, viene fuori un nuovo articolo della community. Lì potete rimanere aggiornati. Il nostro canale YouTube, che vi consiglio di sottoscrivere, siamo a più di 400 sottoscrittori, dove pubblichiamo tutto quello che facciamo, tutti gli eventi, anche quello che stiamo registrando questa sera lo pubblicheremo nei prossimi giorni sul nostro canale YouTube. Sottoscrivetelo così vi arriva la notifica quando lo pubblichiamo. Twitch, questo è stato un bel esperimento, cioè quello che facciamo è fare delle dirette live. Di solito ci sono io, ma quando posso invito qualcun altro della community ad aiutarci. Stiamo realizzando insieme un ERP, le librerie di base di un ERP in Blazor. Può essere un progetto utile. Nell'ultimo periodo l'abbiamo anche un pochino industrializzato, creando build automatiche, creando un sistema di branching, che cominciando a creare le issue e fare sviluppo a partire da una issue da realizzare, quindi fare branching per issue. Insomma, cerchiamo anche di, al di là di Blazor, nello specifico, anche di parlare di metodologie di sviluppo DevOps e tutto quello che è il testing. Abbiamo parlato, tra l'altro stasera parliamo di testing, quindi abbiamo il nostro Alberto che ci parlerà di testing. E approfitto proprio per introdurre i nostri due ospiti stasera. Alberto, già conosciuto nella nostra community, perché è stato anche lui un Twitcher, se possiamo dire così, si diverte a fare anche lui queste dirette Twitch, in cui spesso parla anche di Blazor, e stasera ci parlerà di BUnit. E poi abbiamo invitato Marco Bortolin, che è una conoscenza di Andrea Dottorra, che ce l'ha segnalato, e poi è un membro attivo della community X.NET, che tra l'altro è stata una delle community partner di BlazorConf 2022, che ci racconterà, visto che l'azienda hanno adottato Blazor per dei progetti, ci racconterà la sua esperienza. L'idea è facciamogli tutte le domande che volete fare a qualcuno che lo sta usando realmente, lo sta usando per creare dei progetti che poi devono fatturare. Quindi sicuramente andiamo sia sui requisiti funzionali che non funzionali e a prendere un pochino di questa esperienza reale, che è quella che è un pochino più difficile da trovare, no? Sapete, questo tipo di format è nato proprio perché la domanda che spesso veniva, ci facevate era: sì, bello Blazor, ma chi lo usa? E sembrava che la risposta fosse nessuno. Invece, ad ogni puntata stiamo vedendo che tante persone lo usano, al di là delle mie aziende, in cui lo usiamo ovviamente perché ci abbiamo fatto un bel po' di progetti. Insomma, ci sono tanti progetti su cui viene già utilizzato in produzione. Questo va a sottolineare la maturità del framework e quindi la sua possibile adozione in progetti dove aggiunge valore, come mi piace dire. Quindi, oggi abbiamo Alberto e Marco. Non andate via prima che finisca, perché abbiamo una licenza rider di JetBrains che estrarremo alla fine diciamo, di questo meetup. Tra quelli che si sono iscritti, se non l'avete fatto, iscrivetevi, se non sono già chiuse le iscrizioni, e che sono rimasti lì. Quindi io estrarrò un nome e mi aspetto che in chat scrivete: sono qui. Se dovesse capitare che avete già una licenza rider, avete stato già una licenza rider, abbiamo anche un'alternativa. La nostra mitica sacca che contiene un po' di materiale della community, più la mitica lampada Blazor Developer Italiani che vedete alle mie spalle. Potete, a questo punto dico, potete scegliere tra le due. Vi ricordo che il live coding su Twitch settimanale, questa settimana non lo facciamo perché abbiamo il meetup. Abbiamo spostato la data e l'orario spesso per cercare di convogliare un po' le esigenze di tutti. Quello che proviamo a fare, visto che siamo in, diciamo, periodo estivo, proviamo a mantenere il giovedì alle 21, perché negli ultimi due casi che abbiamo adottato questo cioè giovedì alle 21 ha funzionato e sembra che sia comodo un pochino per tutti. Come si dice, fa notte un po' più tardi e quindi riusciamo a restare svegli un pochino più a lungo. Ci proviamo, ovviamente poi
vi teniamo aggiornati nel caso in cui dovesse cambiare qualcosa, però il prossimo giovedì alle 21 abbiamo un altro episodio del nostro live coding. Perfetto, io a questo punto direi che è arrivato il momento del nostro primo ospite, Alberto. Eccoci, buonasera a tutti, ciao a tutti, ciao Michele, grazie mille dell'opportunità e di tutto quanto, insomma, del lavoro che state facendo, quello che stiamo facendo con la community. Vediamo se sarai all'altezza di questa. Ci provo, dai. Lo prendo un po' in giro perché Alberto è un Twitcher, quindi come mi proviamo ogni settimana ad andare live e scrivere un po' di codice insieme a voi. La cosa del tipo scriviamo codice insieme, cioè nel senso che il più delle volte è materiale non preparato e quindi si testa delle cose insieme, che è poi il format che va forte su Twitch, per questo lo facciamo su Twitch, no? Tra l'altro Alberto è stato tra i primi a sottomettere una proposta di sessione per questi meetup e ci parlerà, se ricordo bene, stasera di B-Unit e di Tech. Esatto. Un argomento che abbiamo trattato anche durante le live con Antonio Venditti, però, come dire, del testing non se ne parla mai abbastanza, quindi direi che va assolutamente bene così. Ti lascio lo stage. Va bene, perfetto. Intanto condivido le slide. Perfetto. Se ci sono domande te le faccio man mano o appena ti vedo che è una pausa, magari hai lanciato qualche demo. Sì. Le facciamo alla fine, te le raccolgo. Piano. Volentieri, volentierissimo. Perfetto, allora partiamo provando a raccontare, a fare un'introduzione veloce di quello che può essere B-Unit come framework di testing per l'applicazione di Blazor. Questo perché il test è una parte tanto tanto importante, è una delle prime domande che mi sono posto io quando mi sono approcciato a Blazor per le prime volte, è stato chiedermi se ci fosse un qualcosa che mi aiutasse a testare le applicazioni che sviluppavo. Una possibile risposta è appunto B-Unit, e quindi vediamo cosa ci può offrire questo framework. Allora, vediamo se riesco a passare. Ok, partiamo da un contesto, diamoci un contesto. Abbiamo o dobbiamo implementare un'applicazione Blazor e l'obiettivo è quello di avere una suite di test automatici che sia il più completa possibile. E a questo punto una domanda che ci possiamo fare per quelli che hanno più o meno la mia età è quella: e chi chiameremo? Non i Ghostbusters in questo caso, ma in realtà possiamo utilizzare B-Unit. Che cos'è B-Unit? Io qua ho copiato semplicemente la definizione che dà l'autore di B-Unit, Iggy Lansen, sul sito bunit.dev, ed è una libreria di testing per componenti Blazor, il cui obiettivo è quello di far sì che sia possibile scrivere test stabili, comprensibili e facili da definire e da scrivere. Che cosa possiamo fare? Velocemente possiamo andare a definire e fare setup dei vari componenti in Blazor utilizzando sia una sintassi in C#, e poi vediamo come, oppure utilizzando la sintassi Resort, che sarà la sintassi su cui ci concentreremo un po' di più per quanto riguarda la parte demo stasera, visto che già con Michele e Antonio nelle live abbiamo visto la parte C#, ho deciso di concentrarmi un po' di più sulla parte Resort. Possiamo andare a verificare poi il markup che ci viene fuori dai nostri componenti utilizzando una semantica che sia il più possibile vicina a quella dell'HTML, quindi andando a cercare per ID, andando a cercare per il nome della classe, ispezionando il nostro DOM. Possiamo anche andare a interagire con i nostri componenti, andando a testare tutta quella parte di event handler, di event callback e compagnia. Possiamo andare a definire tutta la parte di parameter, di cascading parameter. Possiamo andare a iniettare servizi all'interno dei nostri componenti che sono sotto test. Ci offre anche tutta la parte di mocking per quanto riguarda sia la parte di l'interoperabilità con JavaScript, quindi possibilità di avere un mock già pronto per l'IJS Runtime, ma anche per tutta la parte di autenticazione e per tante altre cose. Come vi dicevo, il riferimento è bunit.dev, che è il sito di bunit su cui trovate tutta la documentazione. Prima di partire, cosa dobbiamo fare? Allora, gli step sono molto molto semplici e sono: dobbiamo andare a creare un progetto di test. Possiamo utilizzare sia XUnit che NUnit che MSTest. Nel mio caso ho utilizzato XUnit, ma in realtà è indifferente il framework di testing su cui ci appoggiamo.
e possiamo farlo con .NET new, solito XUnit, meno N, il nostro nome del progetto di test. A questo pacchetto, a questo progetto andiamo a installare il pacchetto BUnit da Nuget, e poi una cosa che ci viene consigliato nella documentazione è quella di cambiare l'SDK del nostro progetto di test in questo modo con microsoft.net.sdk.resor, questo per abilitare la possibilità di scrivere i test utilizzando veri e propri file.resor all'interno dei nostri test. Abbiamo detto che possiamo scrivere test sia in C# che utilizzando file.resor. Per quanto riguarda i test in C#, è una normalissima classe di test che ha i suoi metodi di test decorati a seconda del framework di test che se vogliamo utilizzare con gli attributi di riferimento. Nel caso di XUnit è fact, theory o compagnia, quello che volete, e al cui all'interno possiamo andare a istanziare una classe che si chiama test context, che è quella che ha il compito di permetterci di renderizzare i nostri componenti. Sui componenti possiamo poi andare a fare tutti i ragionamenti del caso. Nel momento in cui andiamo a renderizzarlo, ad esempio, possiamo passargli i parameter in vari modi. Uno è quello che vedete nella slide con una lambda. E poi possiamo andare a fare markup, verifica sul markup. Una possibilità che abbiamo è quella di prendere questo test context e in realtà fare in modo che la nostra classe derivi direttamente da questa classe base che ci offre BUnit. In questo modo ci evitiamo la definizione del context all'interno del metodo e possiamo andare a riutilizzare tutta la parte di metodi che la classe test context ci offre direttamente come se fosse un'istanza della nostra classe di test. Quindi nel nostro caso invece che avere il ctx.renderComponent sarebbe un dis.renderComponent, per capirci. Stessa cosa in Resor. Si tratta di creare un file.resor in cui all'interno della sezione code io vado a definire i miei metodi di test. Anche qua possiamo andare a definire per ogni test un'istanza della classe di contesto e fare tutti i nostri ragionamenti, oppure possiamo andare a spostare questa classe con la direttiva inherits, come se stessimo ereditando da un componente base, come dovremmo fare normalmente un componente in Blazor. Che differenza c'è? Qual è la particolarità di scrivere test in file.resor rispetto a scriverli in file.cs, in file.c#? È il fatto che possiamo andare a definire il markup del nostro componente senza utilizzare la stringa, quindi senza mettere il nostro componente all'interno di una stringa, ma andando a mettere come prefisso il carattere chiocciola, come lo vedete nella slide. In questo modo lui interpreta quello che segue la chiocciola come un markup HTML, quindi è molto comodo nel momento in cui abbiamo un contesto di testing che fa molto leva sul markup, e quindi dovendo scrivere magari delle stringhe ci si può incastrare con l'escaping e compagnia. Questo approccio qua dal mio punto di vista è molto molto comodo. Allora, però abbiamo parlato abbastanza. Io direi che apriamo Visual Studio e proviamo a vedere un pochino di demo e partiamo dal nostro contesto. Io qua ho un'applicazione classica. Vai, dimmi Michele. Faccio subito due domande. Vai. Il nostro Totti ci chiede, così c'è l'IntelliSense? Nei file.resor? Sì. Sì. Ok, quindi adesso probabilmente lo vedremo. Sì, sì. E non riesco a capire il nome bot Satoshi. Okay. Cerco di rimanere sempre all'interno di quanto Microsoft e Visual Studio offrono e per i test uso solo MS Test. E aggiunge, qui viene usato XUnit, eppure in MSDN ci sono esempi basati su XUnit. È il caso di cambiare? Allora, io ti dico la verità, non mi è mai capitato di utilizzare MS Test. Ammetto che ho usato sia Unit che XUnit. Mi trovo bene con XUnit. In realtà, se non ricordo male, ma mi lascio beneficio del dubbio, sulla documentazione ufficiale di BUnit dovrebbe esserci anche gli esempi con MS Test. Perfetto. Però eventualmente controlliamo poi sulla documentazione, magari fine presentazione diamo una controllata. Perfetto. Vai. Ok, perfetto. Allora, noi qua abbiamo una semplicissima applicazione Blazor hosted in Aspen Core. La avvio al volo per farlo. Allora, mi sa,
che o ha chiuso il browser oppure gli è caduta la connessione. Eccolo qua. Eccomi, scusatemi, ho combinato un casino con i tasti, perdonatemi. Succede, non ti preoccupare. Allora, ti ricondivido lo schermo, Michele. Ragazzi, Perfetto. vi chiedo scusa per l'imprevisto. Stavo già per cominciare a cantare una canzone per il tuo Li li hai salvati, quindi ho ora. salvati, dici, no, non lo so, guarda. Allora, è un'applicazione semplicissima, Blazor Spec Roasted, l'avviamo. Stavolta invece che fare CTRL F5, clicco il bottone così non rompo niente. Allora, vediamo un attimo se si apre l'applicazione. Diamogli il tempo, naturalmente si è aperta sull'altro schermo e è un'applicazione banalissima che ha un index in cui c'è una text box in cui posso cercare qualcosa. C'è il classico counter e poi c'è il fetch data che mi rimanda un'autenticazione. Ho utilizzato il template di base con Blazor Server e Identity Server. Se io ad esempio qua faccio register, facciamo una prova, sì, facciamo così. Blazor. E mi prendo una password super segreta. Ce la posso fare. Due, mi registro. Click here to confirm your account. Perfetto. Se io adesso qua. Ok, mai. Se io adesso faccio login e diciamo Blazor, piace Blazor. Vediamo se l'avrà indovinata. Ok, vedete che io sono autenticato con la mia applicazione, posso vedere la pagina di Fetch Data e poi ho aggiunto un classico esempio che si fa, che è quello della to-do list. Questo perché io sono molto fantasioso e quindi ho puntato su quello per questa demo, dove posso andare ad aggiungere i miei task del giorno, non so, sessione, unit, Add a new, lo posso andare a modificare, modificato, posso andare a marcarlo come completato, lo posso cancellare e qua c'è una parte di interoperabilità con JavaScript che mi mostra una conferma e siamo a posto. Allora, cerchiamo di andare a testarla questa applicazione. Qui intanto la possiamo chiudere e in realtà questo non ci serve più. Perfetto. Allora, tutto il codice che vediamo lo trovate su un repository nel mio GitHub che al momento è privato, si chiama testing-blazor, ma sarà pubblico appena dopo la sessione, quindi se volete andare a spulciarlo subito dopo il meetup trovate tutto. Partiamo dai test un pochino più semplici, giusto per darvi anche sempre un po' di contesto, come sono strutturate le pagine. Vediamo la pagina di To-Do List, che è quella un po' più complessa. È una pagina che è formata da tre componenti. Il componente di forma di aggiunta nuovo elemento, la lista e un componente di dettaglio. Questa pagina è sotto autenticazione e gli viene iniettato un'interfaccia che fa da client che chiama poi delle API al suo interno. E noi abbiamo qua tutta la nostra bellissima logica. Partiamo testando i componenti e partiamo a testare il primo componente che è quello un po' più semplice, che è quello di dettaglio, dove ho un parametro che è l'elemento e ho una event callback, ho un pile event callback. Quindi vediamo che test possiamo definire. Questi sono tutti non implementati, ma adesso piano piano andiamo a implementarli. Ad esempio, noi vogliamo andare a testare che il nostro componente di dettaglio riceva imposti correttamente il parametro che gli vado a passare. Quindi qui mi perdonerete, ma siccome preferisco essere sicuro. Allora, se vi dico var item uguale new to do item, e questa me la copio magari, che così. Ok. Iniziamo a testare il nostro componente. Cosa posso fare? Qua collassiamo. Posso andare a utilizzare, a istanziare il mio componente utilizzando la sintassi che abbiamo visto prima, var compone uguale.
Io qua sto facendo ereditare direttamente dal test context, non ho bisogno quindi di dichiararmi il contesto, quindi posso utilizzare direttamente il metodo render component di todo item detail. Vedete che l'intelligence lo abbiamo a disposizione. Ti passo il mio parameters, o meglio, il mio elenco di parameters, e a questi parameters ne aggiungo uno che chiamiamo, anzi, che possiamo definire utilizzando poi una lambda, quindi p.item uguale item. Cosa dobbiamo andare a testare? Ok. Dobbiamo andare a testare il fatto che l'istanza del nostro componente abbia valorizzato la proprietà come parameter item con quello che noi gli abbiamo passato. Quindi, semplice, semplice. Questo è il test più semplice di tutti, eh? Assert.equal item. E come facciamo ad andare a verificare che l'istanza del nostro componente abbia settato l'elemento che noi vogliamo? Possiamo andare a utilizzare la proprietà instance dell'oggetto component che abbiamo istanziato poco fa. Questa è un'interfaccia che si chiama Render Component, che è un'interfaccia di BUnit che ci mette a disposizione tutta la parte di markup da testare, ma anche la possibilità di andare ad agire direttamente sull'istanza di questo componente. E noi questo stiamo facendo. Se noi apriamo il Test Explorer, vedete che in realtà tutti i miei test sono rossi. C'è ancora qualche problema, soprattutto con Visual Studio 2022, nel discovery dei test, ogni tanto se li perde, quindi abbiate pazienza. Se io adesso faccio run e tutto va a buon fine, sperando che vada tutto a buon fine, vedrete che il test diventa verde. Ce la può fare, eh? Vedete che i test sono magicamente apparsi. Perfetto, ok. Questo componente nel suo l'abbiamo testato. Iniziamo a testare un qualcosa di un pochino più complesso. Ad esempio, il nostro componente di nuovo elemento. Questo è un form, un edit form, con tutta la parte di validazione. E noi magari vogliamo andare a testare che se facciamo submit dal nostro form senza specificare un valore su questa proprietà title, che è required, lo vedete, io qua ho definito una classe interna per comodità, però è banalmente un record che potrebbe essere definito in qualsiasi file. In realtà noi vogliamo andare a testare che nel momento in cui faccio submit e non ho valorizzato la proprietà del mio modello, quindi non ho inserito valori all'interno dell'input, il mio form mi mostri un messaggio di errore definito da questo validation message. Quindi abbiamo il nostro test, la nostra classe qua, e il primo test è proprio questo. NewToDoItem deve mostrarci il validation message se il form non è valido. Qua per rapidità copio tutto e cerchiamo un attimo di questo test. Allora, ecco, una cosa della parte in RESOL è che purtroppo ogni tanto perde la formattazione. Allora, qua sto utilizzando il metodo render invece che render component come prima. Che differenza c'è tra quello che abbiamo visto prima e questo metodo? Quello che abbiamo visto prima è un metodo generico che prende come argomento generico il tipo di una componente da renderizzare. Questo metodo render invece accetta il markup e quindi nel momento in cui noi vogliamo utilizzare il markup per testare il nostro componente, questo è il metodo che ci serve. Istanza come prima un'interfaccia iRender component e renderizza il componente vero e proprio. Allora, renderizzo il mio componente, trovo il form, faccio submit senza modificare nulla e devo verificare che esista un div con la classe validation message, che è l'elemento che mi viene creato da questo validation message, da questo componente validation message. Ok, funzionerà? Proviamo. Io qua li faccio girare tutti. Espando tutto. Ok, vedete che questo test è quello che abbiamo testato adesso e è verde, perfetto. Ok, abbiamo visto due cose semplicissime. Adesso vedete, sì, Albi, però è fin troppo semplice. Cioè, noi quando
Una cosa carina da testare sarebbe che al momento in cui faccio submit e il form è valido, effettivamente io mi ritrovo il titolo, cioè il titolo del mio task, mi viene mandato indietro alla mia pagina e quindi devo andare a testare quelli che sono gli event callback. Vabbè, anche qua è abbastanza semplice in realtà, e anche qua, come prima, copiamo il codice e lo proviamo a commentare insieme. Se Visual Studio ci dà una mano con la formattazione, perdonatemi, perdonate Visual Studio. Allora, cosa vado a fare? Vado a definirmi una stringa, un titolo, stringa vuota, e vado di appoggio, e vado a definire una action, perché queste alla fine sono gli event callback, sono delle lambda che vengono poi eseguite, che accetta come argomento il titolo, quindi una stringa, e assegna questo valore alla mia variabile d'appoggio. Renderizzo il mio componente passandogli come parameter questo submit handler, questo handler, trovo il form, trovo la input, che in questo caso so essere singola e quindi sono andato diretto col nome del tag, ma nulla vi vieta di utilizzare la sintassi come dovessi utilizzarla sui CSS o su sparo una parolone. Che mi perdonerete perché sto dicendo jQuery, con il cancelletto per l'ID, il punto per la classe, eccetera, eccetera. Preso questo componente, lo va vado a cambiare il valore inserendogli test, faccio submit e devo verificare che il titolo, cioè questa variabile d'appoggio che ho valorizzato all'interno dell'handler, sia effettivamente valorizzata con questo test. E quindi vuol dire che il mio format è passato da questo event callback. Anche qua eseguiamo i test. E se abbiamo fatto tutto giusto, anche questo test è verde. Fantastico. Benissimo. Ok. Altra cosa, abbiamo il nostro componente di lista, che banalmente mostra un elenco di parametri che gli vengono passati. E anche qua il primo test che posso pensare è: guarda, non ti passo niente, ti passo un elenco vuoto, fai in modo che mi mostri questo nothing to do here, questo H2. Anche qua molto semplice, è la stessa cosa che abbiamo visto prima. Non c'è tantissimo da spiegare, ma facciamolo. E renderizziamo il nostro componente passandolo in un array vuoto e dobbiamo verificare che c'è questo markup. Vedete che anche la verifica del markup avviene utilizzando la sintassi, dato che sono in FileRaiser, utilizzando la sintassi chiocciola seguita dal markup. Anche qua, ok, perfetto, il test è verde. Passiamo agli altri due che sono un pochino più interessanti. Allora, dobbiamo andare a verificare che se gli passo un elenco di elementi di to-do item, tutti questi componenti siano renderizzati. Anche qua copiamo il codice, l'ho formato un attimo per chiarezza. Abbiate pietà. Ok, perfetto. Allora, gli passo un elenco di elementi, renderizzo il mio componente passando gli elementi che ho definito e poi cosa vado a fare? Vado a verificare. Allora, dato che ho un elemento soltanto, io vado a verificare che ci sia un solo elemento di riga della tabella. Quindi vedete che la sintassi è quella che utilizzeremo normalmente in un CSS andando a ispezionare il DOM, quindi table, tbody e tr. E poi vado a verificare che l'elemento, il titolo dell'elemento, si trovi nella cella che ha come classe item title, utilizzando questa proprietà test context che mi ritorna il valore dell'elemento HTML, il valore come stringa dell'elemento HTML che sto ispezionando. Anche per questo test, magari salviamo il file, e anche per questo test, se noi andiamo ad eseguire i nostri test, tutti i nostri test, dovremmo, se abbiamo fatto tutto giusto, vedere che diventa verde. Benissimo, fantastico. Questa parte qui, adesso qua c'è un'altra parte interessante. Noi sulla nostra lista abbiamo questo bottone di cancella elemento. Questo bottone di cancella elemento utilizza l'interoperabilità con JavaScript per mostrarmi una conferma. Quindi una finestra di conferma dove se io clicco ok, mi va avanti, altrimenti non fa niente. Ok,
Come possiamo andare a testare questa cosa? Abbiamo detto prima che BUnit ci mette a disposizione in automatico, quindi senza fare niente, la possibilità di avere un mock built-in per quanto riguarda l'interoperabilità con JavaScript, anche qua. Oggi ha deciso di non mantenere la formattazione. va bene così. Ok, mi formattare il codice. Cosa faccio? Al netto di istanzio gli miei elementi, istanzio una variabile d'appoggio che è light-end-to-delete, e poi faccio tutto quello che mi serve per abilitare la parte di mocking per interoperabilità con JavaScript. Ho questa proprietà sulla classe test-context che si chiama JS-interop, da cui posso fare setup di un metodo, che nel mio caso è confirm, passandogli i parametri di questo metodo e dicendogli, forzandolo a restituire un determinato tipo di risultato. In questo caso gli dico, ok, nel momento in cui clicco il confirm in cui lo accetto, voglio che l'evento di cancellazione del mio elemento venga triggerato, e quindi come prima definisco un handler sull'elemento, renderizzo il mio componente passando gli elementi e il mio event callback, trovo il bottone, in questo caso essendo un elemento soltanto vado su sicuro a trovare l'elemento che ha button group e che ha la btn-danger, il bottone che ha btn-danger come classe, lo clicco, vedete che su ogni elemento io posso poi andare a triggerare gli eventi classici, click, tutto quanto, e devo verificare che l'elemento da cancellare che ho definito prima sia il primo elemento, quindi l'unico elemento della mia lista. Anche qua andiamo a eseguire tutti i test e vediamo che sono verdi. Perfetto. Ok, abbiamo testato più o meno tutti i componenti. Adesso però abbiamo isolato tanto, vorremmo provare a testare la pagina. Noi abbiamo detto che abbiamo una pagina che è qua. Questa pagina di mia lista che ha un elenco che ha un set di tre componenti e che è sotto autorizzazione. Ok, apriamo il nostro test. E qua la prima cosa che su cui dobbiamo agire è il fatto che questa pagina è sotto autorizzazione. Come facciamo per quanto riguarda l'autorizzazione? Anche qua BUnit ci dà la possibilità di avere tutto un mocking built-in per tutta la parte di autenticazione e autorizzazione. Basta chiamare sulla classe Biz, perché è un extension method, o comunque su un'istanza della classe context, add test authorization. Questo ci abilita l'autorizzazione. A questo metodo poi possiamo andare a fare setup di i claim e tutto quanto. Possiamo andare a modificare i claim come vogliamo, possiamo andare a definire questo set, possiamo andare a definire tutta e a customizzare tutta la parte di autenticazione in base alle nostre esigenze. Noi qua per semplicità abilitiamo l'autorizzazione e iniziamo a capire cosa testare. Ok, dicevamo, vogliamo andare ad aggiungere un nuovo elemento. Però noi qua è semplice perché abbiamo tre elementi che noi controlliamo. Facciamo finta che questi tre elementi arrivino da una libreria esterna che ha tante dipendenze e che diventa difficile da integrare sui test. Come facciamo a provare a cercare di isolare i nostri componenti in modo da testare solo quello che ci serve nella pagina? C'è una feature che è stata aggiunta nelle ultime versioni di BUnit che si chiama stub. Beh, posso andare a definire una parte di, anche qua la formattazione purtroppo è andata un po' armengo. Posso andare a definire su questa proprietà della classe test context che si chiama component factories, andare a chiamare un metodo add stub passandogli un tipo di componente. Questo metodo che cosa fa? Crea fondamentalmente una sorta di mock del tipo che gli sto passando. In questo modo io non mi devo preoccupare di che cosa ha questo componente, ma posso cercare di isolarmi e concentrarmi solo sui componenti della pagina di cui ho bisogno, senza preoccuparmi di eventuali dipendenze esterne da importare, da configurare. E vi assicuro che se avete a che fare soprattutto con librerie di terze parti come la famigerata Matplexor, per capirci, questa cosa diventa molto molto utile da aggiungere. Allora, in questo test, oltre a fare questa parte di stub, vado anche a utilizzare, e vediamo quindi anche la parte di dependency injection,
una libreria per creare mock che si chiama MockU, è una delle più usate, e quindi creo una sorta di simulacro, una sorta di oggetto fake attorno alla mia interfaccia to-do client per fare in modo di verificare effettivamente che venga chiamato il metodo di create. Allora, aggiungo il singleton come singleton il mio oggetto utilizzando come faremo in AspringCore, la classe testContext si porta con sé una proprietà services che espone tutta questa serie di metodi, registro la mia dipendenza, renderizzo il componente, trovo il form, gli cambio il valore e come prima vado a verificare che effettivamente venga chiamato questo metodo. Anche qua andiamo a fare un'esecuzione al volo e siamo addirittura di arrivo, eh? Ok. Per quanto riguarda gli altri componenti, in realtà sono molto molto simili e semplicemente per farvi vedere che anche tutta la parte di stub, perdonate la formattazione, è possibile concatenarla e utilizzarla su più componenti. Lato mock poi è possibile fare setup in modo un pochino più profondo, verificare effettivamente il tipo di task, di oggetto che mi viene restituito da tutto quanto e poi questo, come abbiamo visto prima, fa la conferma e verifica che venga davvero chiamato il metodo di delete. E la stessa cosa in realtà anche per l'ultimo test che ci manca, che è questo, che verifica in questo caso che effettivamente in caso la mia API vada in eccezione, mi venga mostrato un messaggio di errore. E come lo faccio? Faccio in modo che il mio client venga forzato un throw di un'eccezione e di conseguenza io qua vado a verificare, a cercare, a trovare il bottone che ha come stringa edit, lo vado a cliccare e verifico che effettivamente vada in errore. Se noi adesso qua lanciamo i test, dovremmo avere un po' i test verdi. Ok, vedete che la parte di my list è verde. Allora, un'altra parte interessante che ci offre BUnit è la possibilità di andare a utilizzare anche un oggetto fake per quanto riguarda il Navigation Manager, che è una cosa abbastanza interessante perché ci offre la possibilità di testare anche la navigazione tra le pagine. Se voi vi ricordate, la pagina index del nostro progetto aveva un bottone che banalmente faceva un navigate su una pagina di search passandogli come query string il testo che gli avevo specificato. Andiamo a testare questa cosa qua. Verifichiamo che il componente index debba fare redirect alla pagina di search nel momento in cui ho cliccato il bottone di search. Come faccio qua? Anche qua copio il codice e lo ragioniamo. Tanto ci cambia la formattazione. Perfetto. Allora, BUnit ci offre in automatico questo senza doverlo istanziare noi, un oggetto che si chiama Fake Navigation Manager. Su questo oggetto, che possiamo andare a recuperare attraverso la Get Required Service della proprietà Services, noi andiamo a verificare che nel momento in cui io renderizzo il componente della pagina, trovo l'input che si chiama Query, che ha come ID Query, trovo il bottone che ha come ID Search, cambio l'input e clicco il bottone, l'URL che ottengo da questo Navigation Manager sia questo expected URL, cioè, scusate, l'URL che mi aspetto utilizzando il metodo toAbsoluteUri del Navigation Manager sia effettivamente quello che è impostato nella proprietà URI del Navigation Manager. E anche qua, se noi andiamo a eseguire questo test, eseguiamo singolo stavolta, vedrete che va a buon fine. Ultimissimo test. E solo per confermarvi che è possibile testare i parametri anche se si tratta di parametri in query string, è il caso della mia pagina search, che ha un parameter che è definito come supply parameter from query, quindi è definito come query string. L'approccio è lo stesso che andiamo ad utilizzare con il passaggio classico di parametri. E anche qua vedrete che avremo finalmente tutti i nostri test che sono verdi. Ok, abbiamo testato più o meno la nostra applicazione.
Che cosa ci può offrire però in più BUnit? Ci sono un paio di cose che non ho inserito nella demo, ma che secondo me sono interessanti. Possiamo anche andare a definire tutta la parte di custom events che è stata aggiunta in Blazor e andare a testare il trigger di questi custom events. C'è la pagina di BUnit e poi vi aggiungerò anche le slide al repository in modo tale che avrete poi tutti i link che ho messo in questa slide. È possibile utilizzando un pacchetto esterno che trovate nella libreria, nella documentazione di BUnit, andrà a testare direttamente anche l'HTTP client, quindi moccare la classe HTTP client in modo tale che mi ritorni dei tipi di risposta che voglio io. E quindi se non avete isolato l'HTTP client all'interno dei services, cosa che secondo il mio punto di vista è sempre utile fare, potete sappiate che esiste la possibilità di andare a testare anche direttamente la classe HTTP client. E una cosa che effettivamente si vede poco, ma che è un po' complessa, secondo me, anch'io onestamente non mi è ancora chiarissima, è quella di riuscire ad andare a testare tutta la parte di Persistent Component State che è stata aggiunta ed è tutta la parte che ci permette di persistere lo stato del componente all'interno di Blazor. Vi ho messo un po' degli input nelle slide, la documentazione di BUnit. L'articolo che trovate su Blazor De Vita di Antonio Venditti, che è fatto secondo me benissimo, il link alla live che è stata fatta da Michele Antonio su BUnit e poi un articolo che trovate poi su G.NET. Al netto di questo dovrei essere in orario, giusto Michele? Sì, E io perfetto, quindi direi. vi ringrazio, trovate i miei riferimenti, se avete bisogno i riferimenti sono qua, ma comunque mi trovate anche sul Telegram della community, quindi a disposizione. Grazie a tutti. Ottimo, ottimo, grande Alberto. Allora, o li hai estesi, perché stranamente non stanno facendo domande, però rispondono, vedo che quantomeno stanno salutando. Quindi approfitto dell'occasione per... Faccio io le due domande classiche, no? Che vengono sempre fatte quando si parla di testing. La prima è: questo è codice da manutenere e ovviamente ha un costo quando lo inserisco nel progetto. La ragione per la quale poi spesso si dice testing, lo facciamo la prossima volta. E quindi, come lo so che è complicato, ma come vuoi consigliare? Perché consigliare di fare testing in un progetto? Anche se sembra una domanda banale. Cioè, non è una domanda banale in realtà. Il mio consiglio spassionato è: il testing è vero, l'ho pagata all'inizio, ma diventa un guadagno poi. Quando dovete mantenere una code base che cresce col tempo, io vi ho fatto vedere un esempio stupidissimo, per carità, però nel momento in cui avete un progetto in produzione, poi vediamo anche quello che ci racconta Marco, che sarà sicuramente interessante. E il progetto cresce, il testing vi salva tante di quelle volte che vi assicuro che vale tutto il costo che si può pagare all'inizio. Assolutamente. Poi una cosa che io aggiungo sempre è: se sapete già di dover scrivere test, scrivete codice migliore. Perché lo scrivete già Assolutamente. disaccoppiato, lo scrivete già sapendo quello che vi servirà dovendo scrivere il test. E questo, secondo me, è un punto su cui si deve insistere perché si capisce subito il valore da tirare dentro, no? La parte di review, di debito tecnico che vi potete appresso è più bassa perché siete costretti a scrivere il codice in un certo modo, no? Pienamente d'accordo. E in più vi aiuta anche a focalizzare, sempre mia opinione personale, i requisiti che dovete andare a implementare. Perché partiamo sempre dal presupposto che noi dobbiamo soddisfare un requisito e scrivere il test che ci soddisfa davvero, che mi dice che cosa devo fare, aiuta sempre a focalizzare bene il requisito. L'altra cosa che spesso viene chiesta quando si va a parlare di testare il front-end è che inevitabilmente, essendoci un engine in mezzo che dal componente genera l'HTML, in realtà si dice che questo non è un vero e puro unit test, ma in realtà lo potremmo definire un integration test, no? Sì, diciamo che qua il livello è un po'. Siamo a borderline, nel senso che BUnit non ha sotto un engine di un browser come potrebbe essere un test con Selenium o compagnia o con qualcosa, ma la libreria è fatta in modo che l'istanza del componente che vi genera sia totalmente isolata e non dipenda da un'istanza del browser. Quindi è a tutti gli effetti uno unit test, anche se vogliamo proprio guardarla bene, qua già andiamo a parlare di
test UI o di integrazione, perché già iniziamo a prendere un componente, a dirgli di cliccare su un bottone, c'è cioè un pochino di... Però diciamo che la libreria ve lo maschera bene questa cosa. Sì, diciamo che assumendo che il framework sotto sia testato, quindi assumendo che quello che succede dove qui sia testato, noi possiamo essere sicuri che se c'è un errore siamo stati noi. Esatto. Poi può succedere, quindi specialmente se state lavorando su qualche preview oppure andate sempre a guardare se c'è qualche bug conosciuto, insomma, possiamo essere abbastanza sicuri. Tra l'altro arrivano complimenti a GoGo, grazie. Devo dire che è stata una bella sessione, è stato molto conciso, molto preciso, i miei complimenti. Mi fa piacere, ero davvero emozionato e quindi... Recuperato il colloquio, da oggi in poi io ti nomino speaker di Blazor Developer Italiano. E te che mi metto in ginocchio così... Perfetto. Allora, se resti un altro po' con noi, magari arriva qualche domanda, magari la recuperiamo dopo. Rimango qua io, per cui se avete domande a disposizione. Ti chiedo di aiutarmi nell'accogliere il nostro ospite che è Marco. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Marco. Ciao. Allora, si presenterà da solo, però non posso non ringraziare lui, la CommunityX.net e Andrea Dottor per la sua presenza qui questa sera. E sapete, questo è il talk, io chiamo esperienziale, non so se è un termine neanche che esista in Italia, si possa dire in italiano una cosa del genere, però fa capire che chiamiamo qualcuno che ci racconta proprio la sua esperienza sul campo. E direi che in questo caso specifico abbiamo il CTO di un'azienda che ha scelto come CTO di adottare la tecnologia e ci racconterà un pochino quelle che sono state, è stato questo percorso di adozione, che poi porta sempre, al di là dei problemi strettamente tecnici, anche quelli tipici, no? Di adottare una nuova tecnologia, debito tecnico, stare dietro a un framework molto nuovo, insomma tutti quei problemi tipici che possono venire fuori e lottare, lo dico io, dice qualcun altro, contro il fatto che arrivi qualcuno e dice non è che poi fa la fine di Silverlight e poi dobbiamo ricominciare da capo con un altro framework. Quindi ho detto io, così gli tolgo le castagne dal fuoco a nominare l'innominabile. Però io so che lui nominerà un'altra tecnologia e gli lascio nominare da solo in modo che non gli tolgo il divertimento. Intanto salutiamo Alberto. Ciao Alberto, ci vediamo dopo nel caso. Va bene, sì, sono qua io. Ok. Perfetto. E condivido lo schermo di Marco. Ecco di qua. Okay. Io resto in zona e casomai come dicevi tu, siccome è una sessione un po' più esperienziale, cioè fermami pure se sono domande, insomma facciamo più una chiacchierata più che una classica sessione. Ti lascio lo stage, a tra pochissimo. Ok. Buonasera a tutti, io sono Marco Bortolin, insomma... faccio parte anche della community X.net e quindi qualcuno forse già mi conosce, però questa sera su invito appunto Blazor Developer Italiani volevo portare un po' quella che era l'esperienza dell'adozione di Blazor in azienda su un progetto che è in produzione, quindi che che fa fatturato, insomma, ecco. Allora, presento brevemente un attimo solo per avere un po' il contesto dell'azienda per cui lavoro, che è un'azienda situata a Treviso e che, diciamo, lavora nel mondo delle risorse umane, quindi sviluppa applicativi e fornisce servizi per il mondo delle risorse umane. Diciamo che tra i vari applicativi c'è l'applicativo principale che forniamo ai nostri clienti, che è un portale dedicato appunto alla comunicazione tra i dipendenti e l'azienda, che permette di fare una serie di moduli applicativi che permettono, insomma, il classico consultare la propria busta paga, comunicare eventuali assenze, cose di questo genere che magari anche voi usate nelle vostre aziende. E è un applicativo web a tutti gli effetti,
c'è anche una parte ovviamente mobile, su un'applicazione mobile Skating Xamarin, e quindi si tratta di un'applicazione che comunque è in produzione, usata, tanto per dare alcuni numeri, ci sono circa 70 installazioni, sono comunque poi tutti i clienti che magari hanno anche utenti, quindi abbiamo circa 13.000 utenti, ovviamente non contemporanei, però che potenzialmente usano l'applicazione e le applicazioni, perché è installata, noi abbiamo un'installazione, in realtà non è un'applicazione multitenant, ma è un'installazione, siccome poi viene verticalizzata molto anche sul cliente, cioè sono installazioni per ogni cliente separate, e a circa 4.000 installazioni della mobile app. E è un progetto che comunque c'è una solution di Visual Studio che è dentro a 34 progetti, ci sono circa una trentina di moduli applicativi, perché poi è suddivisa in vari sottomoduli applicativi. Abbiamo un team di 6 persone che, diciamo, principale, poi il team è composto da più persone, però che si occupano principalmente di questo applicativo. E è in produzione nel 2008, quindi è nato tempo fa, e a quel tempo quando è nato, diciamo, è stato sviluppato con VB.NET e Webform, ok? Quindi quello che vi farò vedere è anche un po' l'evoluzione che ha avuto il progetto nel tempo per arrivare a Blazor, perché si parla di un'applicazione che nella realtà vive da molto tempo, e che col tempo poi... Vogliamo spiegare ai più giovani che cos'è Webform? Sì, esatto. penso che, insomma, chi ha la mia età sicuramente lo conosce. Per i più giovani sapete che la tecnologia, insomma, su cui sviluppava in ambiente con .NET Framework, dalla versione ancora 2.0 nel nostro caso, diciamo, era il framework, diciamo, che a quei tempi era più utilizzato per sviluppare applicazioni web. Fondamentalmente, diciamo, è un framework che si basava un po' su concetti che adesso sono un po' più non sono più utilizzati, però immaginate il classico postback della pagina e quindi cose di questo genere, insomma, form che fa il post dei dati e quant'altro. Poi se ci dovevi fare qualche giochino più particolare, dovevi entrare nel mondo di Ajax, JavaScript, jQuery, cose di questo genere. E dal 2016, tra l'altro, fino al 2016 era solo un premise dei clienti, poi è cominciato a diventare anche un prodotto che è andato sul cloud, che forniamo in cloud. E tra l'altro, per farlo abbiamo dovuto fare anche delle, ovviamente, come tutti i progetti che puoi andare sul cloud, anche delle modifiche architetturali. Siccome volevo fare un po', raccontare un po' una storia, ho detto ci vuole una timeline, perché sennò non è giustamente una storia, no? Quindi si parla di un prodotto che nasce nel 2008, e qui si parla ancora, per chi è più anziano come me, di .NET Framework 2.0, però poi, diciamo, subito dopo ne siamo passati già direttamente al Framework 3.5, e appunto la tecnologia utilizzata era Webform, VB.NET come linguaggio. E per chi si ricorda Webform, c'erano ancora i SQL Data Source, quindi degli oggettini che venivano tirati dentro della pagina, quindi e collegavano direttamente i dati al database. E quindi praticamente non c'era grossa separazione, cioè access layer, cioè c'era tutto dentro la pagina, no? Tanto per capirsi, quindi architettura pochina, insomma. E poi siamo passati nel 2010, poi è venuto fuori il framework 4.0, quindi abbiamo fatto un porting al framework 4.0, abbiamo fatto un refactoring dell'architettura quando siamo passati al framework 4.6, quindi abbiamo buttato via tutti i SQL Data Source e abbiamo cominciato a creare dei layer ben separati per quanto riguarda l'accesso ai dati e comunque i servizi. E diciamo poi, con l'aiuto anche, che credo che sia collegato anche lui con Andrea Dottor, che fa parte dell'Utilize.net, che ci dà una mano poi come consulente esterno, abbiamo cominciato a migrare tutto quanto dal framework full a .NET Core. E qui poi lo vediamo, abbiamo cambiato anche tutta l'architettura, passando un'architettura utilizzando SQRS e quindi non più i classici servizi, diciamo. E
E qua, diciamo, era dove eravamo prima di Blazor, diciamo, no? Ci siamo trovati con un'applicazione che comunque stava migrando in .NET Core. E io ho scritto anche che c'è ancora il framework 4.6, perché nella realtà noi abbiamo adottato questa idea di, siccome non potevamo, diciamo, creare un prodotto parallelo e fermare la produzione, cioè il prodotto era comunque in evoluzione, nuove funzionalità, quant'altro, abbiamo diciamo tenuto in piedi nella stessa applicazione una parte .NET Core dove si finivano tutte le funzionalità nuove, e man mano tenendo in piedi anche la parte comunque di web form di web form con il framework 4.6, abbiamo cominciato a portare i vari moduli applicativi in .NET Core usando Razor Pages a quei tempi, ok? E questo, diciamo, è stata un'attività di migrazione che ci ha portato via molto tempo. Poi però, e magari lo vediamo nelle slide successive, ci siamo accorti che ovviamente il mondo del web ci richiedeva comunque interattività maggiore, quindi necessità di avere, diciamo, meno postback lato la pagina, quindi si, ovviamente stavano spopolando tutte le applicazioni, diciamo, più spostate verso il client, un po' meno la parte server. Comunque avevamo bisogno di dare ai clienti diciamo anche un'interfaccia grafica più fruibile, e quindi ci siamo cominciati nel 2018-2019 a capire che cosa fare, nel senso che a quei tempi, anche tuttora ovviamente, le strade potevano essere Angular o comunque altri tipi di framework, come poteva essere Angular, Vue, JS oppure React. Ok, abbiamo cominciato un po' a capire che cosa fare, e in quel momento diciamo è nato Blazor, nella realtà, perché è nato, insomma, attorno al 2019, forse, non so, aiutami tu Michele, ma credo che sì. siamo lì, sì. Sì. Novembre 2019. Novembre, esatto. E lì, sempre insieme con dottor, abbiamo detto: beh, proviamo questa cosa nuova, no? Insomma, a noi ci piacciono le cose nuove, e su un progetto parallelo abbiamo implementato un piccolo componente che era ancora con .NET Core 3.0, e quindi si parla proprio delle prime versioni di Blazor. E un piccolo componente che ci serviva per creare un sistema di regole dinamico, visivo, insomma, che si potesse, diciamo, interagire in maniera interattiva con l'utente. E la cosa ci è piaciuta, nel senso che abbiamo visto le potenzialità dello strumento, e quindi abbiamo cominciato a studiarlo, ho cominciato in altri progetti a cominciare a utilizzarlo, e diciamo ad oggi l'abbiamo, dopo adesso vediamo un po' come, l'abbiamo portato dentro il prodotto principale, e stiamo attualmente migrando, anche sempre tenendo in piedi comunque le cose vecchie, ma tutte le cose nuove finiscono ovviamente in componenti Blazor, ma anche i vecchi componenti scritti con le Razor Pages man mano vengono migrati in componenti Blazor, e ad oggi stiamo usando .NET 6, perché abbiamo migrato da poco .NET 6. E diciamo, questa era un po' l'architettura iniziale da quando siamo partiti, quindi classico database, data access layer scritto con Entity Framework 6, uno strato di servizi, il nostro application layer e la nostra unica applicazione web form con l'API dentro. Intanto, se vuoi, ci sono subito due domande secche. La prima è: prevedete di convertire la web app per uso desktop mobile utilizzando MAUI? Sì, stiamo già cominciando a farlo, nel senso, aspettavamo l'ufficialità che MAUI diventasse, diciamo, RC, diciamo. Comunque sì, stiamo già pensando. Tra l'altro, poi lo vedremo anche in altre slide, il fatto di essere passati a Blazor ci torna anche comodo, perché per chi conosce appunto MAUI c'è anche la possibilità di fare delle cose ibride con Blazor, per cui certi componenti che abbiamo scritto per la parte web li potremmo tecnicamente riutilizzare in alcune parti anche della mobile app. Ok. Francesco Picciato ci chiede: come avete gestito le nuove funzionalità in Blazor con le esistenti web form? Cioè, come avete fatto poi questa migrazione?
e abbiamo dovuto abbiamo riscritto. Allora, bisogna tenere presente che l'applicazione è già, diciamo, suddivisa in moduli applicativi differenti, per cui modulo per modulo, che è un po', diciamo, sta in piedi un po' da solo all'interno dell'applicazione, e abbiamo, diciamo, riscritto la parte di UI. E poi adesso vi farò vedere, nella realtà questo lo riusciamo a fare perché non abbiamo è stato tolto tutta la parte di logica da dentro le pagine, per cui dobbiamo migrare solo la UI, quindi la UI webform man mano viene migrata in UI in componenti Blazor. E tra l'altro questo ci ha permesso, siccome abbiamo in piedi in realtà due siti web, tra l'altro quello webform gira in realtà come virtual application dentro quello principale, diciamo, e ne condivide il layout, ok? Quindi l'utente non si accorge quando passa da web form a una pagina Razor Pages con dei componenti Blazor da un punto di vista grafico. E, però questo ci permette, per esempio, di fare dei giochi del tipo: vuoi provare la nuova funzionalità e gli diamo la versione nuova del modulo, il classico prova la versione nuova, no? E può tornare indietro e tornare a quella web form. Ok, quindi noi per un periodo, magari soprattutto all'inizio, quando non conoscevamo ancora Blazor in produzione, abbiamo cominciato a dare al cliente alcuni moduli, glieli abbiamo dati da provare, ok, però avevano sempre la possibilità di tornare alla versione web form. Questo ci ha permesso di andare in produzione e testare in produzione col cliente che cosa succedeva con Blazor, perché, diciamo, anche noi eravamo un po', insomma, non avevamo grosse esperienze e non avevamo neanche altri che ci dicessero cosa sarebbe successo, sì, possiamo fare gli unit test, ma chissà che quando si va in produzione è un'altra cosa, no? E quindi, diciamo, siamo riusciti a fare anche questa cosa qua. Il nostro Totti ci chiede: ma attualmente con Blazor avete notato delle mancanze nel framework che vi hanno un pochino ostacolato, cioè, come feature vi siete trovati bene? Allora, devo dire che già dalle prime versioni ci siamo trovati, cioè, avevamo tutto quello che ci serviva per il tipo di applicazione che abbiamo noi, che comunque, diciamo, è un gestionale, possiamo paragonare a un gestionale, ed è stato anche il motivo per cui ci ha anche permesso di dargli fiducia, perché abbiamo visto già subito dalle prime versioni che facevamo quello che dovevamo fare, no? Non è che, come magari succede con altri, diciamo, framework iniziali in cui il cominci a usare, ti manca questo, allora fai workaround. Sì, abbiamo fatto qualche workaround perché mancavano, sai anche tu, insomma, dalla versione 3.0 a .NET 6 di cose ce ne sono uscite, però siamo sempre riusciti, insomma, a far saltare fuori quello che ci serviva. E quindi è stato, tra l'altro, un motivo per cui gli abbiamo dato fiducia, insomma. Poi, come dicevo, a livello di... vedo che c'è un'altra domanda. Sì, Ciccio ci chiede, vuole capire probabilmente il contesto della vostra applicazione, cioè rispetto a uno SharePoint, giusto per rimanere in ambito Microsoft, cioè la vostra piattaforma cosa offre rispetto a un documentale o altri tipi di questi... applicazioni di questo tipo, insomma. Sì, allora diciamo che è molto orientato, diciamo, a tutta la parte anche normativa italiana, quindi in certe realtà molto strutturate, anche enti pubblici, non so, chiedere le ferie non è una cosa che fai su Teams al tuo responsabile, c'è un processo in cui c'è chi lo deve approvare, magari deve essere a più livelli, c'è bisogno di documentare il fatto che ti sono state autorizzate le ferie, quindi diciamo è un gestionale pensato per gestire, diciamo, il mondo delle risorse umane all'interno dell'azienda, anche in realtà dove c'è bisogno di una certa compliance, ok? Quindi che la puoi tenere anche con SharePoint, nella realtà, che anche lì c'è magari un flusso di autorizzazione, però, ma poi si integra con la parte anche di, ovviamente, di retribuzione, per cui fa tutti i calcoli per darti, per calcolare poi ovviamente eventuali contatori di ferie, quante ferie mi restano fino a fine anno. Ci chiedono se è Blazor Server o WebAssembly. C'è nelle prossime slide. Comunque noi stiamo utilizzando attualmente Blazor Server. In realtà lo vediamo nella slide dopo, ma perché a quel tempo, quando abbiamo cominciato, c'era Blazor Server e WebAssembly era ancora, diciamo, non era ancora utilizzabile. Assolutamente. Esatto.
e ci chiede se come prestazioni avete visto un cambiamento importante, insomma. Beh, rispetto a Webform sì, sicuramente. Non c'è paragone, insomma, per chi conosce Webform sa quali sono i problemi di Webform. Non ci sono più i postback, quindi insomma è tutto un altro livello di prestazioni. Poi rispetto magari ad altri framework che non abbiamo scelto, cioè Angular, questo magari no, oppure vabbè, è da valutare, però tra l'altro nel nostro caso le prestazioni non erano, diciamo, l'aspetto fondamentale nella realtà, perché tutto sommato non abbiamo bisogno di far data entry, cioè nel senso sono tutte attività, magari processi che il cliente, il classico utente, fa una richiesta di ferie, se anche aspetta un secondo in più non succede nulla, insomma. Chiaro. Questa bella domanda, perché poi nelle migrazioni il cliente di solito è quello che subisce un pochino il cambio, no? E ci chiedono, ha avuto degli effetti sui clienti, al di là della fortuna di poter avere degli early adopter che vi hanno aiutato e vi hanno dato dei feedback? Qualcuno si è lamentato, non lo so. No, nella realtà, allora, il cliente non si è accorto quasi di nulla da un punto di vista grafico. Ecco, c'è anche un compagno di viaggio. Perché da un punto di vista grafico, che poi è un po' il problema che abbiamo adesso, finché non buttiamo via la parte completamente Webform, perché noi stiamo usando ancora Bootstrap 4, ok? Però avendo usato Bootstrap, abbiamo ottenuto, essendo stato ligi a usare cose di Bootstrap, nella realtà quando passi dalla parte Blazor alla parte, cioè, dal punto di vista di UI, cioè, l'utente non si accorge quasi di nulla, se non altro si accorge di avere magari un'interattività molto più fluida, perché rispetto ai postback di Webform, dove insomma c'era il problema appunto di aspettare la risposta del server, con Blazor, anche con Blazor server, ovviamente il cliente ne beneficia da questo punto di vista, insomma. Cristian ci chiede, giusto per contestualizzare il vostro dominio, è un'alternativa ai classici prodotti Zucchetti, cose del genere? Sì, esatto, siamo, diciamo, competitor, nel senso che comunque facciamo le stesse cose, poi Zucchetti anche tanti altri prodotti, noi siamo concentrati solo sulla parte HR, insomma. Totti ci chiede, pensate di migrare qualche pezzo in WebAssembly o proprio non sentite l'esigenza di quello che vi potrebbe dare in WebAssembly? Allora, noi abbiamo anche tutta una serie di applicativi, tra virgolette, desktop, ancora, soprattutto nel mondo paghe, quindi elaborazione delle buste paghe, ok? Perché sono programmi legacy, cioè quelli sono veramente dalla notte dei tempi, e dove stiamo facendo, per ora stiamo facendo un progetto di porting, che ancora è in fase di studio, però lì stiamo sperimentando WebAssembly per portare questa applicazione desktop direttamente nel mondo web usando Blazor WebAssembly. E visto che l'esperienza con Blazor Server ci è piaciuta, abbiamo detto a questo punto, e quindi quella, in quel caso si parla di un'applicazione, di una SPA, di una single page application fatta con WebAssembly. Blazor Server, in termini di prestazioni carico dei server, vi ha dato qualche noia, tenendo presente che avete dovuto usare un canale Signalar per mantenere il collegamento con i client? Allora, ad oggi no, devo dire la sincera verità, anche perché Webform non è che era meno pesante da un certo punto di vista, quindi tutto sommato, anzi forse da un certo punto di vista ne beneficiamo con Blazor Server. Noi è vero, abbiamo tante installazioni e quindi abbiamo anche il problema che, diciamo, per fare un esempio, su una macchina server possiamo anche avere 13 istanze di applicazioni separate con dentro Blazor Server, però fino adesso è una soluzione in SaaS che usano diversi clienti, ogni cliente ha la sua installazione. Attualmente ogni cliente ha la sua installazione, perché siccome poi noi verticalizziamo molto, diciamo, poi abbiamo una code base abbastanza, diciamo, stabile tra i clienti, e quindi però poi ogni cliente ha bisogno di verticalizzazione, insomma. Vi è capitato di fare qualche PWA, qualche pezzo dell'applicazione in PWA? Sì, nel senso che noi abbiamo un'altra applicazione che gestisce le mense delle aziende, tanto per capirsi, e avevamo sviluppato per dare la possibilità di prenotare una PWA, abbiamo fatto un esperimento che però sinceramente non è andato in porto.
perché abbiamo trovato un po' di problemini. Adesso poi non l'ho seguita io, per cui adesso non so, però so che alla fine, nella realtà, siccome poi è uscito Maui, noi comunque già usiamo Xamarin, e nella realtà siamo andati su Xamarin per fare queste cose qua, insomma. Dai, ti però, lascio un po' di spazio per andare avanti. Esatto. Un altro po' di domande te le faccio. Sì, sì, vai tranquillo. No, no, ma sono contento che facciano domande, perché quando abbiamo cominciato noi con Blazor non potevamo chiedere a nessuno. Bravo, anche per questo abbiamo fondato la community, proprio perché esatto. Avere un punto di riferimento, queste sono quelle cose che è importante avere. Tra l'altro vi ricordo che alla Blazor Conf dell'anno scorso, proprio Andrea Dottore aveva fatto una sessione di una migrazione da Webform a Blazor, e immagino che abbia riportato anche un po' dell'esperienza fatta con voi. Esatto. Beh, mi deve offrire qualche birra, perché qualche podcast e qualche cosa è venuta fuori anche dall'esperienza sul campo da noi, insomma. Dai. Che bello, è proprio poi la qualità di beh, sì, che sì. Fa dipende proprio da questo. Dai, ti lascio andare avanti. Tranquillo. E, allora, bah, diciamo che alcune cose le ho già dette anche durante le risposte. Comunque, diciamo, un grosso passaggio che abbiamo fatto è quello di cambiare l'architettura anche per poter passare a Blazor, o comunque per passare a Netcore, perché abbiamo cominciato a togliere tutto quello che c'era dietro le pagine e abbiamo cominciato a usare un pattern che magari qualcuno conosce, che è SQRS, per cui abbiamo diviso ovviamente la parte di lettura rispetto alla parte di scrittura, e diciamo il nostro application layer alla fine è diventato un semplice mediator pattern, per cui abbiamo degli oggettini che sono dei comandi, dei DTO che sono dei comandi e degli altri DTO che sono delle query che facciamo sul database. Da una parte noi abbiamo scelto, per non buttare via tutto il data accessorio che avevamo già per la parte di dominio, di continuare a usare Entity Framework 6, però le query, essendo proprio SQRS una separazione tra lettura, tra modello di lettura e modello di scrittura, invece usiamo DAP per avere maggiori prestazioni, diciamo, in lettura database. Non facciamo event sourcing o altre cose, però abbiamo introdotto SQRS, questo sì, per diciamo disaccompiare un po' la parte di dominio e di applicazione web. E questo poi ci ha permesso anche di più facilmente di passare a Blazor, perché noi nel migrare la parte, dopo lo vediamo, forse lo vediamo nell'altra slide, noi adesso abbiamo, diciamo, da un punto di vista di architettura sotto tutto quello che vedete, e abbiamo di fatto due applicazioni web che girano in contemporanea, una ASP.NET Core e una WebForm, e poi ce n'è un'altra per alcune API pubbliche che diamo ai clienti, che girano contemporaneamente, condividono, diciamo, un layout simile, in modo che l'utente non si accorge quando passa da... Poi c'è tutto ovviamente un lavoro per condividere a livello di application layer tutta la parte di autenticazione, per cui non è che quando l'utente esce da un'applicazione e entra nell'altra deve riautenticarsi, ma viene condivisa ovviamente tutto quello che è possibile condividere, e man mano stiamo svuotando la parte di web form per portare tutta la parte diciamo di UI verso la parte del .NET Core. E quindi, appunto, come dicevo, stiamo migrando, nella realtà l'abbiamo già fatto, ma per quasi il 90% delle funzionalità in .NET Core, e all'inizio però abbiamo cominciato a fare delle classiche Razor Page, poi abbiamo usato un po' di componenti di terze parti, noi usiamo DevExpress per la parte di griglie e cose di questo genere, e qualche altre librerie JavaScript per fare altre cose, però quello che ci siamo accorti durante questa migrazione è che i tempi non erano quelli previsti, nel senso che preso un modulo applicativo, portato in Razor Page, riscritta la parte, cioè, e un po' indagando nel perché, è stato anche un po' il fatto che comunque il team veniva da anni di utilizzo di WebForm, doveva imparare un modello di sviluppo leggermente diverso, sempre parlando di C#. Quanti siete nel team, giusto per avere un'idea? Allora, nel team in totale siamo 11,
però sei, diciamo, si occupano principalmente di questa parte e gli altri di altri tipi di applicazioni, insomma. Quindi, diciamo, più Andrea Dottor che è un consulente che vi aiuta. Comunque, la parte di copertura del debito tecnico è quella che vi ha poi ostacolato all'inizio, ovviamente. Sì, 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 cioè è quello il problema più grosso. E poi, tra l'altro, il problema qual è stato? Che tu prendi una web formula, porti semplicemente in Razor Page e di fatto ti trovi con gli stessi problemi da un punto di vista di usabilità di web formula, perché hai comunque i postback e comunque hai solo, diciamo, aumentato la tecnologia con più possibilità, ovviamente, però sei rimasto sempre lì, insomma. E poi abbiamo avuto grosse difficoltà, soprattutto gli sviluppatori, a passare dal concetto degli user control, che in web form, per chi li ha usati, ed è il motivo per cui siamo andati su Blazor, perché assomigliano veramente ai componenti di Blazor, no? Che nel Razor Page all'inizio non c'erano, quindi facevi delle partial view, però non è la stessa cosa, quindi, e siccome tutto l'applicativo precedente era basato sugli user control, non è così semplice migrare la cosa, no? E poi appunto avevamo delle librerie di terze parti basate su JavaScript e, diciamo, il team non è skillato su JavaScript, o almeno delle cose basi, o comunque, insomma, sì, non ha un forte skill da quel punto di vista. Per cui cosa abbiamo fatto? Ho fatto la prova nel 2019 su un progettino a parte che comunque è andato in produzione, perché volevamo testare la cosa. Abbiamo deciso di introdurre Blazor Server e i componenti Blazor Server dentro l'applicativo NetCore, e diciamo ormai abbiamo quasi svuotato tutta la parte web form, e man mano tutto quello che era web form sta diventando componenti Blazor. E lo possiamo fare perché, ripeto, dietro non c'è nulla nella realtà, dietro la pagina, se non dei classici send command e send query, ok? Quindi i classici comandi SQRS. Tutta la logica sta dentro, dopo, nei command handler, nei query handler, quindi questo ci ha permesso di fare migrazione solo di UI. E perché abbiamo scelto Blazor? Intanto era uscito, lo dicevo prima, era il momento giusto, cioè è uscito nel momento in cui noi dovevamo decidere cosa fare, per cui, tra virgolette, magari se fosse uscito un po' dopo, noi eravamo fregati, perché saremmo passati, ne so, a Vue.js o cose di questo genere. Il riuso del codice esistente, noi abbiamo riutilizzato praticamente tutto di quello che c'era prima, veramente, questo ci ha molto impressionato, soprattutto con Blazor Server, perché ovviamente non hai il problema di, cioè, ti puoi appoggiare sulle librerie che usavi fino all'altro giorno. È una curva di apprendimento molto, ma molto bassa, perché forse qualcuno ha visto anche la sessione di Dottor, effettivamente alle volte per uno che viene da WebForm, a lavorare con Blazor non si accorge neanche, che poi è anche un problema, perché nella realtà non sta usando lo stesso framework e quindi magari fa degli errori madornali, però effettivamente gli user control assomigliano ai componenti di Blazor, per cui noi tutti quelli che erano user control sono diventati dei componenti, e quindi anche il programmatore è più facilitato in questa migrazione. Le performance comunque erano in linea con le aspettative, nel senso che, anzi, pensavamo, cioè all'inizio, già la prima versione comunque aveva prestazione, cioè poi adesso è anche migliorato, però già quando abbiamo fatto il primo prototipo ho detto, beh, se questo è un framework che è appena nato, comunque lavora egregiamente. E poi, vabbè, questo l'ho aggiunto, il discorso che appunto adesso con Blazor Hybrid, questo ci torna comodo anche per integrare dentro MAUI eventualmente dei componenti che a sto punto che li scriviamo per la parte web, li possiamo utilizzare dentro l'applicazione scritta in MAUI. Perché server? Ma in realtà l'hanno scritto anche, c'era solo quello quella volta, nella realtà, poi adesso per altre applicazioni comunque stiamo usando anche WebAssembly, e poi soprattutto perché ci ha permesso di riutilizzare l'architettura esistente, cioè quello che prima era il nostro, noi abbiamo un componente che si chiama Command Processor, dove li passiamo i command, e abbiamo riutilizzato lo stesso, abbiamo tirato dentro il reference e ha funzionato subito. Anche per un concetto di sicurezza, perché secondo noi trattiamo anche dati un po', cioè le buste paga, okay, il fatto che alcuni dati restino sul server e non vadano sul client non è un aspetto da sottovalutare, ed è un motivo per cui secondo me Blazor Server in certi ambiti ha ancora un senso e potrà lavorare anche per il futuro, perché non ti porti niente l'altro client, ok?
E poi per la tipologia di applicativo comunque nel browser server andava benissimo, insomma, perché comunque non è un applicativo dove, diciamo, c'è bisogno di tutta poi questa interattività lato utente, insomma. L'abbiamo fatto senza preoccupazioni? No, nella realtà, perché anche da noi, diciamo, negli uffici girava lo spettro di Silverlight, che poi tra l'altro guardando l'icona, visto che già l'icona di Silverlight sembrava uno spettro, no? Insomma, un'entità. È vero, Dio mio. Esatto. Ti guarda l'occhio la pressione. Esatto, sì, sai, quando cominci a utilizzare una tecnologia che è appena nata, i dubbi ci sono, poi appunto, poi se sei già stato scottato, ovviamente stai più attento. Però facendo poi delle valutazioni interne, ma anche insieme con Andrea Dottor, che ci ha dato una mano un po', che vabbè, lui ci sta ascoltando, ma era un po' scettico all'inizio, Ma tutti lo come eravamo, come tutti tutti lo eravamo. normalmente. Però effettivamente anche cioè, abbiamo visto che poi Microsoft ci ha investito. Comunque vengono utilizzate tutte tecnologie che già esistevano, cioè da WASM a comunque cose, non è come Silverlight che tutto sommato è una cosa di Microsoft e dovevi scaricarti un runtime, cioè una cosa che non c'entrava niente col mondo del web. Di qua stiamo usando cose che usiamo ogni giorno, quindi WebSocket, Signalar, quindi è quello che un po' ci ha convinto, insomma, come progetto di Blaso. E per cui siamo, diciamo, siamo partiti. E che cosa abbiamo imparato? Perché ormai, insomma, dal 2019 lo stiamo usando, è che è molto comodo per chi è abituato con WebForm, perché effettivamente il passaggio, a parte il fatto che uso magari lo stesso linguaggio, ma proprio anche come funzionano i componenti, gli eventi, assomiglia molto al mondo web form, e per cui diciamo la curva di apprendimento a noi ci ha sorpreso, e anche tutti i sviluppatori sono molto entusiasti perché riescono a fare le stesse cose che fanno dei loro amici magari con Angular, con C Sharp. Ovviamente non tutto si fa con Blazor, questo è, insomma, chi lo usa lo sa, però l'interoperabilità con JavaScript è comunque buona, cioè in qualche maniera riesci sempre, per esempio noi alcuni componenti magari li wrappiamo su dei componenti, cioè delle componenti JavaScript le wrappiamo su dei componenti Blazor, per modo che lo sviluppatore che le usa non si deve preoccupare, insomma, della parte JavaScript perché viene, diciamo, trappata dal componente. Ecco, bisogna fare un po' attenzione invece ai componenti di terze parti perché sono ancora in evoluzione. Nella realtà noi siamo un po' rimasti scontati con DevExpress perché a metà ha cambiato, perché siamo partiti forse un po' troppo presto, e la griglia adesso hanno fatto una nuova versione, hanno introdotto una serie di breaking change, per cui questo è un problema. Però siamo stati un po' più accorti all'inizio perché noi abbiamo wrappato i componenti, alcuni componenti diversi, in modo da non dipendere, in modo che diciamo di non dover poi andare a cambiare tutte le pagine i vari componenti Blazor. Blazor Server Web Assembly dipende dall'applicazione. Ripeto, noi alcune applicazioni adesso invece stiamo cominciando a usare WebAssembly, dove abbiamo bisogno di la classica single page application, ma non è sempre detto che serva per forza WebAssembly. E ecco, bisogna stare attenti perché appunto, essendo che vieni da WebForm, per cui è molto simile alle volte a WebForm, non ti rendi conto, ma devi ricordarti che lo scopo è diverso. Nella realtà tu qua hai una connessione aperta sul server con Signalar e anche recentemente abbiamo avuto problemi di quando tu fai un outscope di un service, quello non è per la richiesta HTTP, ma è per tutta la vita. Di quel compo fin tanto che viene tenuta aperta la connessione con il componente lato server, e questo può creare dei problemi soprattutto se usate Entity Framework 6 che fa cache tracking delle entità, ok? Tu ti trovi a avere un'entità che l'hai modificata nella pagina e nel componente continua a vedere il valore vecchio perché non hai più fatto il refresh, quindi insomma, bisogna stare attenti a queste cose qua che magari non si vedono. Dimmi. Tra l'altro Francesco Bicciato ci chiede con Signalar la disconnessione e il traffico di rete, come vi è sembrato? Allora, la prima versione, quando lavoravamo ancora col 3.1, col 3.0, abbiamo avuto qualche problema di disconnessione, così anche le volte inaspettata, e anche difficoltà a fare la riconnessione.
Ma con .NET 6 abbiamo visto che è migliorato tanto, cioè nel senso non abbiamo quasi più avuto problemi di questo tipo, insomma. Poi so che con .NET 7 faranno anche degli altri miglioramenti da questo punto di vista, quindi esatto. Comunque sì, non è stato un grosso problema. È capitato, sì, con le prime versioni, devo dire la sincera verità, ma ci sta anche un frame. Certo, assolutamente. Ma a livello di GUI, ci chiedono, è stato usato qualche approccio particolare? Cioè, come gestite il cambio di stato con il relativo update HTML? Ma allora, noi attualmente non abbiamo un grosso approccio, nel senso che noi abbiamo la classica pagina, ok? Che fa da, diciamo, contenitore del componente o dei componenti, ok? Quindi sono le pagine che governano poi i componenti, ok? Quindi non abbiamo attualmente un approccio particolare da questo punto di vista, insomma. Anche tutto il routing è ancora fatto a livello di Razor Pages, non... sì. In realtà abbiamo cercato di sfruttare i componenti come, diciamo, dei veramente dei componenti dentro la pagina, la classica griglia oppure la forma che l'inserimento date, insomma. Luigi Arena ci chiede, come mai c'è tutta questa sfiducia per Blazor Server? Secondo te? Allora, secondo me, perché ad alcuni può somigliare un po' a Webform, cioè nel senso, cioè view state, una volta c'era il view state, qui c'è, vabbè, c'è una connessione, diciamo, non è una soluzione che a prima vista sembra pulita come può essere WebAssembly, però ha le sue, secondo me, ha le sue potenzialità. Le sue potenzialità, perché appunto in certi ambiti dove magari, ovvio, dipende sempre cosa ci devi fare, però per esempio per noi in alcuni ambiti non doverci preoccupare di andare a proteggere certe cose del lato client e di sapere che è tutto sul server, diciamo, ti fa lavorare meno da quel punto di vista. E poi soprattutto se parliamo, perché poi bisogna portare a casa la pagnotta, tu hai un'applicazione web form che vive da anni, che ha tutta una code base dietro, che se la devi portare, cioè per usarla dentro WebAssembly, non è mentre con Blazor Server, ve lo posso giurare, noi non abbiamo, cioè della parte architetturale dietro, delle librerie, abbiamo riutilizzato tutto, cioè non abbiamo riscritto nulla. È ovvio, non usavamo la sessione, cioè già l'applicazione anche in web form faceva pochissimo uso del concetto di sessione. Quello, e mi permetto di aggiungere, che probabilmente voi negli handler di Webform non avevate tutti i codici aperti da là dentro. Questo vi esatto, esatto. Quello è un passaggio che uno deve fare. A per prescindere... la serie, usare pattern, usare scrivere codice pulito, ripaga sì. Sempre. Alla lunga ripaga esatto. Sempre. Se no non riuscite a migrare, perché ti trovi con delle pagine che hanno troppe dipendenze e dopo non... Noi abbiamo fatto sicuramente una migrazione solo di UI, insomma. Esatto, esatto, chiaro. Allora, vediamo un po', ci sono un'altra domanda. La parte accessibile in cloud, Fabio Pagano, non on-premise, quanti utenti contemporanei serve? Che caratteristiche hanno le macchine virtuali? La latenza della connessione internet se influisce molto? Allora, non ho delle metriche precise perché ancora non abbiamo fatto valutazioni precise. Allora, quanti utenti contemporanei? Allora, non abbiamo applicazioni. Allora, mediamente abbiamo visto che ci sono, insomma, una ventina di utenti, ma proprio contemporanei vuol dire contemporanei, cioè vuol dire che fanno la stessa chiamata nello stesso momento. Però collegati all'applicazione ce ne sono ovviamente anche di più, e connessioni comunque aperte di segnalare o comunque WebSocket ce ne sono. Adesso non mi sono tirato giù le metriche, però insomma non abbiamo, noi abbiamo, vabbè, lato cloud abbiamo una 10 megabit, okay, tanto per capirsi, e la cosa sta in piedi, ci sono anche tante altre cose e finora non abbiamo avuto grossi, cioè abbiamo più problemi con WebForm, che è il motivo per cui stiamo migrando, perché con WebForm invece sì, sai, quando cominci a fare postback di pagine intere e view state che può anche pesare, quindi in realtà il traffico di rete è molto più alto. È molto più alto in realtà per chi viene da WebForm, ovvio, se parli invece di altre tecnologie no, ovviamente è diverso, però non... Tra l'altro Fabio tocca un punto interessante, no? Tipicamente si dice Blazor Server, occhio che ovviamente
da per scontato che avete una buona connettività. Nel caso di latenza della connessione, avete avuto problemi importanti? Allora, la latenza può essere un po' un problema, però anche lì dipende che tipo di applicazione hai. Se hai un'applicazione come la nostra, ripeto, dove tutto sommato le pagine non sono pesantissime, cioè non abbiamo miliardi di user di controlli o comunque, diciamo, già se, probabilmente se fai un'applicazione, che ne so, un gestionale che ha la classica paginona con 100.000 controlli data entry, allora forse è un attimo da valutare. Per il tipo di applicazione nostra finora non ci ha dato grossi problemi. Magari può essere il momento che ci impiega un attimo, però no. Luigi Arena ci segnala che il gatto vuole uscire, sì. Oppure magari vuole, non è d'accordo con te, dice, no. Esatto, non è d'accordo e non è d'accordo. Deve essere un reactiano, diciamo, che sviluppa React. Un'altra domanda molto interessante: durante lo sviluppo, no, avete... Aspetta che gli apro, perché sennò non esce più. Vai, giustamente, vuole uscire, mi sembra anche giusto che possa... esatto, se no... Ti chiedo, giustamente, durante lo sviluppo, dove andavate a cercare documentazione? Vi è bastato MSDN, diciamo, documentazione ufficiale Microsoft, o avete usato altre fonti, o avete semplicemente esplorato? No, abbiamo sfruttato un traduttore, in primis. all'inizio, ma comunque... c'era già documentazione, perché già con la 3.1, insomma, già a livello di MSDN abbiamo trovato quello che ci serviva. Poi sono cominciati, diciamo, poi certe cose le abbiamo un po' scoperte guardando, insomma, cioè, insomma, le abbiamo un po' scoperte nell'usarlo, però diciamo adesso documentazione ce n'è, quindi poi non c'è più un problema. All'inizio, se qualcosa magari abbiamo scoperto provando, poi magari cercando un po' nei blog, così, insomma, però c'era già documentazione comunque a livello di MSDN. Sì, assolutamente. E tra l'altro c'è anche, per documentazione italiana, abbiamo anche gli articoli del nostro sito. Cristian Galvani ci chiede, utilizzate Signalar di Azure, la versione a pagamento? Allora, noi non abbiamo le applicazioni su Azure, ma su macchine nostre, quindi sì, su un cloud, tra virgolette, privato, quindi non utilizziamo, Azure per altre cose, ma non per questa applicazione, quindi in realtà no. Ok, quindi in realtà davanti... Diciamo, sui vostri load balancer, quando avete più istanze, usate l'affinity per far arrivare la chiamata sempre al cliente che ha cominciato la conversazione. Esatto. E caricate così, perfetto. Al momento non ci sono altre domande. Quindi... io ho anche finito le slide, quindi vedete, finite le domande, sono finite anche le slide. Questi sono i miei contatti, se qualcuno vuole contattarmi. Noi ovviamente siamo come tutte le aziende in Italia, sono a ricerca di programmatori, però se qualcuno vuole programmare con Blaso, noi magari può, si troverà a suo agio, perché lo stiamo sposando in toto. Okay. E poi magari mi vedrete in qualche sessione di Xe, insomma, ecco. Avete posizioni aperte anche da remoto? Sì, noi adesso attualmente già un po' lo facciamo prima col Covid, insomma, lavoriamo anche abbastanza da remoto. Ottimo, perfetto. Va bene, intanto... spero che, insomma, sia servito un po' assolutamente. A chi sta pensando di portare in produzione Blaser, insomma, funziona, ecco. infatti stanno arrivando i ringraziamenti, assolutamente. Mi unisco ai ringraziamenti dei nostri ascoltatori e ovviamente tornaci a trovare quando vuoi. Infatti ci dicono tutto molto interessante, grazie Marco, assolutamente, grazie mille per la tua esperienza, che è il vero valore che cercavamo in questo talk e che ti ringraziamo di aver portato. Infatti vedi, molto interessante, grazie, ringraziamenti a Gogo. Ottimo, allora io direi facciamo rientrare anche Alberto. Eccoci qua. Grazie Marco, bellissima sessione, davvero. Anche la tua, mi sa che siccome i test sono sempre lasciati per ultimi, come sempre, però bisogna metterli, almeno per non vedere le lezioni, insomma. No, ma
tra l'altro, effettivamente, quando fai un porting, soprattutto in applicazioni grandi, non avere i test è un po' un problema, perché quando migri e non riesci a dire funziona come prima, non lo so. È un po'... Tanto Luigi Arena ci dice grazie per avermi dato certezze su Blazorfell. Questa è stata la cosa che ti dice Luigi. Grazie Luigi per aver condiviso con te con noi i tuoi dubbi. Momento no, non è vero, è giusto un modo per ringraziarvi di essere stati con noi fino alla fine. Facciamo questa estrazione, ringraziamo JetBrains di averci messo a disposizione una licenza di Rider che vi consiglio di provare. Se ne parla spesso sul nostro Telegram, è un'alternativa al momento interessante se magari usate anche sistemi operativi diversi da Windows, può essere un'alternativa. Vediamo chi esce, facciamo click, vediamo chi vince. Ce la fa. Vidisha Quarisa, non so se è qualcuno che è presente in chat, un nome direi... Io la conosco. Ok, diamo qualche secondo. Direi che proviamo a rifare l'estrazione. Nel caso si dovesse presentare durante l'estrazione. Uncle Bob, Marco Vellani è con noi? Marco Vellani? Ah no, cioè, eccola. Allora mi dispiace, vediamo se c'è anche Marco. Se c'è anche Marco, premiamo entrambi. Ma intanto c'è Vidisha Quarisa con noi. Hai vinto una licenza di, se non ce l'hai già, di Rider, altrimenti ti possiamo dare uno dei nostri kit Blazor Developer Italiani. Ti contatto poi via email per il premio. Ma se sei sulla nostra chat Telegram, contattami direttamente in privato e va bene così. Marco invece direi che non c'è, quindi non abbiamo fatto un'estrazione in più inutilmente. Perfetto, allora complimenti a Vidisha per aver vinto la licenza. Io ringrazio ancora una volta i speaker per essere stati con noi. Vi ricordo il nostro sito web, blazordev.it, che è il nostro punto di riferimento, ritrovate i link a tutti gli altri canali. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21 per la nostra diretta. Avrò un ospite, non vi dico chi è, ma avrò un ospite. Mi faccio aiutare, visto che l'età avanza, mi faccio aiutare dagli amici della community, pure perché questo è un progetto community ed è giusto che contribuisca tutta la community, perché vedremo un aspetto molto molto interessante delle cose che stiamo affrontando, che dobbiamo assolutamente introdurre nel progetto. Quindi ringrazio ancora i nostri ospiti e veniteci a trovare quando volete. Marco in particolare, se ci saranno evoluzioni, sicuramente la piattaforma ce le vieni a raccontare. Tra l'altro vi ha detto prima di cominciare che gli eventi X.NET probabilmente li cominceranno da settembre in presenza. Essendoci stato di persona, vi consiglio, perché l'evento vale il viaggio, sia l'evento che il dopo evento vale il viaggio, soprattutto il terzo tempo. Soprattutto il terzo tempo, assolutamente. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.